Ecco, e veniamo a un altro dato sconcertante per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, che è ancora più sconcertante. Gli otto uomini, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 uomini, 8 persone più ricchi del mondo, gli otto uomini più ricchi del mondo possiedono la stessa ricchezza di metà della popolazione mondiale messa insieme. 8 persone, cioè 8 persone, hanno più soldi di 3 miliardi e 600 milioni di persone. 8 persone hanno più soldi di 3 miliardi e 600 milioni di persone. Vi basta per attivare il raggio laser distruttore? O non vi basta? Ogni anno i ricchi sprecano una quantità di cibo pari all'intera popolazione dell'Africa subsahariana. Oltre 1 miliardo di persone sulla Terra muore letteralmente di fame. Avete mai visto le immagini di persone che muoiono di fame, che strisciano per terra e non hanno più la forza muscolare, respiratoria, eccetera, nemmeno e cardiaca, eccetera, nemmeno per alzarsi in piedi? Ecco, quelle sono persone che stanno morendo di fame e sulla Terra ce ne sono più di 1 miliardo. Ogni 3 secondi, questa è una cosa famosissima ormai, ogni 3 secondi un bambino muore di fame, tanto che dall'inizio della nostra videoconference fino alla fine della nostra videoconference, se ogni 3 secondi muore un bambino di fame, come è vero, è successa una ecatombe in questo tempo, perché non so adesso quanto durerà la nostra conferenza, durerà la nostra diretta web, durerà, non so, un'ora e mezza, 2 ore. Ecco, ogni 3 secondi muore di fame un bambino, senza contare le guerre, eccetera, solo di fame, eh? No, non guerre, non malattie, solo di fame, cioè non mangio, muoio. Ecco, ogni 3 secondi un bambino muore così. Quindi un'ecatombe nel giro di 2 ore che noi chiacchieriamo con la panza piena, no? Il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo è maggiore degli abitanti di Europa, Stati Uniti e Canada messi insieme. Quindi è tanta gente, voi dovete immaginarvela sta gente. Tutti gli abitanti dell'Europa, degli Stati Uniti e del Canada, tutti messi insieme, sono meno della gente che muore di fame nel mondo, ok? Della gente che soffre la fame. La fame uccide più dell'AIDS, più della malaria e più della tubercolosi messe insieme, altre malattie terrestri che noi non conoscevamo ma abbiamo imparato a conoscere. Il 30% dei bambini che ha meno di 5 anni è denutrito. Che cosa significa? Significa che la denutrizione colpisce circa 200 milioni di bambini. Allo stesso tempo, oltre 1 miliardo di persone muore di malattie legate all'eccesso di cibo. Cioè, è una follia, siamo pazzi. Sono pazzi perché noi siamo l'equipaggio extraterrestre in missione sulla Terra, quindi sono pazzi questi terrestri. In molti paesi del mondo, come Regno Unito, Croazia, Israele, Nuova Zelanda, Bosnia e Erzegovina, Egitto, Germania, Stati Uniti, in questi paesi il numero di obesi supera abbondantemente il 60% della popolazione intera. Sono dati ufficiali, amici. E in alcuni casi l'intera popolazione adulta è sovrappeso. Quindi che cavolo stiamo facendo? Stanno facendo. Ecco, altri dati sconcertanti. 10 tra le più grandi multinazionali tra il 2015 e il 2016 hanno realizzato complessivamente dei profitti superiori a quanto raccolto dalle casse di 180 paesi al mondo. Cioè le 10 multinazionali più ricche hanno guadagnato più di 180 paesi messi insieme. 10 multinazionali più di 180 paesi messi insieme. L'1% della popolazione mondiale possiede più ricchezze del restante 99%.